Vi state divertendo? Stefano, ti stai divertendo? Sì. Tanto non vedevo l'ora. Sei un santo. Questo si chiama bike park, no bike park, bikepacking. Mountain bike. Si va un po' a piedi e un po' a cavallo. State divertendo? Bellissimo proprio. Beh, riposiamoci qui che lo facciamo un pezzettino alla volta, che questa è la salita più dura, poi dopo è una passeggiata. Poi dopo la curva spiana. Dopo, capito Francesco? Noi ci rifacciamo un pezzettino alla volta, senza fretta, un pezzettino, ci riposiamo. Purtroppo va scalata, mi sta venendo un dubbio, forse abbiamo sbagliato percorso. Andiamo dritti o prendiamo la tangenziale? Da sola la sta portando. Da sola la sta portando. Guarda, si è meritato il biglietto del pollino si è meritato. Ragazzi, guardate che spettacolo, un piano di Masistro. Anche se il piano Masistro è là dietro. Siete felici? Ah! Sì, magnifico. Ancora non l'ho visto ancora niente. Ancora non avete visto niente. Ho visto le altre salite ancora. Francesco, vedi la tua, Francesco. Che dico, è uno spettacolo meraviglioso, stupendo, grazie a Don Giulio, veramente. Grazie, grazie. Poi c'è Domenico. Il nostro grande londinese, bellissimo, la fatica è sempre ripagata quando poi si vedono questi panorami così, eh. Attenzione serpente, ma è un serpente tranquillo, però non dovrebbe mozzicare. Comunque alzate gli occhi, cioè abbassate gli occhi. Fermatevi che c'è una bella discesa di qua. Fermatevi che c'è una bella discesa. Avete visto che si pedala? Pensavi che non si pedalasse? Mo fermi qua che qua va fatta una mega foto. E che spettacolo! Scherzi a parte, è uno spettacolo che non apprezzo. Meraviglioso. Ti ringrazio. Meraviglioso. Vedi che ti sto registrando, tutto su YouTube. Meraviglioso. Te l'ho detto che c'era. Io non dico fesseria, ti giuro. Questo. No, non è che ieri, guardali. Il più vecchio, guardali. Se mi ricordavo che c'era. Come siete carini, lo sa? Sembrate veramente persone che vanno a fare bikepacking, che vanno a fare tante cose. Ehi, buttatevi sulla testa e lasciate passare. Buongiorno. Buongiorno Luigi, ma dove cacchio sta andando Luigi? Date da bere agli assetati, dateli a bere agli assetati.
Dai che questo percorso vi sta facendo regalare delle emozioni. Beh, qui ci fermiamo che facciamo una bella foto, eh. Attenzione che ci stiamo fermando. Vedi il percorso? Mm-hmm. Ma da qui si vede dove eravamo prima, no? Penso proprio di no, eh. E che dire, ragazzi, siamo tornati. Costa costa 2016. Calcolando che quella volta là siamo di qua che era buio, non si vedeva niente. Non sapevamo manco se la strada era quella giusta. Ammirate il mare, il Tirreno. Ma guarda che mare, dove siamo là sotto? Guarda. Dove siamo là sotto? Non ti rispondo manco, guarda. Quello è il mar Tirreno. Quello si è capito, ma quale zona del mar Tirreno? La casa del peperoncino. Perché non fa la fotografia, zio? Ma va, ma va, fammi far video. Salve! Oh, facciamoci un video selfie. Video selfie dalla cascata. Thank you.
che... Che percorso! Veramente un percorso da pelle d'oca. È duro, sì, però... però ti fa togliere tutto. Guarda che cazzo di parete qua, Mi ha tirato un po' perché sono stanco molto. Sì, però... sai, io pure sono stanco, però... a me mi sta nutrendo, che cosa? Il panorama. Io le energie le sto... il parco del Pollino me le sta iniettando. Guarda il fiume Lao. Mi raccomando, non mandate niente, così vi spaventate. Buongiorno. Che se vi dici che ci sono tre, mancano 30 km. Ah, 9 minuti in macchina però. Ah? Ho detto, ho visto 9 minuti. Ho detto, ma 9 minuti in macchina però. E in bici? E in bici 20 minuti. Altro po', dai, un altro po' di sofferenza, dai. Vedi che siamo arrivati, eh? Oh, rimanesse qualcuno qua che gli fa segno. E io vado a parlare con questi qui. A voi che pensi che lo vedono? Tanto poi la tenda già ce l'avete montata. Che posticino carino. Il presidente ha centrato di nuovo l'obiettivo. Devo dire anche che questo è difficile. Ma che abbattere sta? Mi sono dimenticato di... paese abbandonato di Avena. Qui ci sono dei... qui ci abita qualcuno. Ci sono dei fiori. Buongiorno. Buongiorno. Beh, la piazzetta è questa. Manteniamoci al centro del sentiero qua. Fare andare sull'asfalto e mi volete fare perdere tutto ciò, se ne parla proprio, è uno spettacolo.
è bellissima! Eh? Non fermo più in pianura lì, però. Ne valeva la pena. La ciclovia dei parchi. Bella la ciclovia che costeggia la strada che va a Campotenese. Purtroppo poca manutenzione, eh? Cioè, anzi, no poca, non ce n'è proprio manutenzione. Via questa qua. Mo che poche te dico, che ne sapevo che io finiva così. Questa la devi prendere con chi ha fatta. Perché è finito? Guarda che cazzo di bastardo però. Ma che l'avranno fatto fare? Cioè fanno queste strutture e poi va. Dov'è? Vieni a vedere la Calabria, beh. Non manco segnalata, manco niente. Uno la prende convinto che passa, però sai che vi dico? Aspetta, aspetta, aspetta. Mi raccomando, Tomè, fatti sentire. Dai, Ogo, accendete le luci. Anzi, aspetta, meglio che camminiamo a piedi, eh? Sì, però dovessimo camminare tutti vicini perché la luce non tutti ce l'ha. Benvenuti nella galleria. Beh ragazzi, buona avventura. Questo viaggio si sta sempre trovando nuove sorprese. Iniziata una ciclovia e finita dentro una galleria che non si vede più niente qua. Comunque ci sono rotatine di bicicletta, forse si passa, boh. C'è la luce! C'è la luce! Speriamo che c'è la pista ciclabile da là però, eh! Non c'è qualche sorpresa! Cioè l'uscita c'è, che ci sia un'uscita per buttarci sulla strada. Però dobbiamo tornare indietro. Beh, bellissimo. Dobbiamo tornare indietro, eh? L'abbiamo fatta, ecco la catasta.